Buonasera, qua siamo stasera con Padre Stefano, parroco della chiesa di San Nicolò di Aci Catena. Padre Stefano, buonasera. Buonasera. Quindi lei appartiene alla congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri. San Filippo, che lei sicuramente ne segue l'esempio, radunò intorno a sé dei ragazzi, li avvicinò alle celebrazioni eucaristiche e iniziò con loro un percorso di pura gioia, facendoli divertire, facendoli giocare e condividendo con loro tantissime iniziative e dando così vita a quello che poi sarebbe divenuto l'oratorio. Lei nella sua parrocchia ha dato vita ad un oratorio bellissimo, fatto di tanti giovani, mi permetta di dire, belli dentro e fuori perché li conosco, e ha iniziato con loro un percorso bellissimo che ormai dura da tanti anni, all'interno del quale si dà vita a tantissimi progetti, tra cui il primo in assoluto, il progetto Ora Torto. Di cosa si tratta? Allora, innanzitutto tengo a precisare che i progetti giovanili sono condivisi insieme con gli altri padri della congregazione alla quale appartengo, con il padre Dino e il padre Franco. Il progetto Ora Torto è l'ultimo che abbiamo iniziato perché ha quasi 2 anni di vita. Si tratta di coltivare un terreno che ci è stato messo a disposizione dal Vescovo di Aci Reale perché è proprietà della diocesi. E stiamo cercando di creare un sodalizio fra oratorio e orto, un sodalizio che in questi quasi 2 anni di lavoro ci ha dato già dei meravigliosi frutti umani, oltre che naturali, insomma, i frutti quelli che consumiamo sulle nostre tavole. Grazie a questo progetto ad agosto avete partecipato al GMG. A luglio, a Cracovia. Che esperienza è stata e che cosa vi siete portati dentro da questo viaggio? È stata un'esperienza molto coinvolgente, soprattutto perché ci siamo sforzati di prepararla al bene sotto le diverse dimensioni, spirituale, tecnica, umana. Abbiamo preparato la GMG noi in un anno, partecipando non solo agli incontri che ci ha proposto la Diocesi di Aci Reale, ma anche quelli che ci siamo organizzati fra di noi, che ci hanno portato a capire il significato della GMG, quindi di un raduno mondiale di giovani, ognuno appartenente a una razza, una nazionalità diversa, ma che là veramente ci sentivamo tutti fratelli uniti perché siamo tutti uguali. È stata un'esperienza meravigliosa. Esiste pure un altro progetto, il Centro Stampa Digitale, in cui i ragazzi producono di tutto, dai volantini promozionali alle etichette, alle locandine, e da cui sono usciti pure dei libri, le stampe dei libri. Vero. E questo progetto, grazie sempre all'Ora Torto, quest'anno invece avete deciso di investire in cultura. Quindi un progetto di musica e canto popolare con Francesca Incudine, di zampogne e flauto con Carmelo Colaianni, che vi ha portato a dicembre addirittura ad esibirvi al Teatro Bellini di Catania. Questa esperienza per i ragazzi, che cosa è stata? Allora, innanzitutto il centro stampa BCL nasce, mi pare, 4 anni fa, ora perdo un po' il conto. Nel tentativo di organizzare un progetto di formazione al lavoro e quindi di inserire i ragazzi in un contesto dove fanno un'esperienza lavorativa, e questo progetto, come quello dell'Ora Torto, ci ha dato anche gli tanti meravigliosi frutti, perché i ragazzi si approcciano con i clienti, si approcciano con il mondo della stampa, dell'informatica, e riescono a realizzare dei lavori veramente graditi al cliente. Lei faceva accenno anche alla stampa di alcuni libri, sì, è vero, uno è proprio quello che ha scritto lei, lo ricordiamo tutti, Nasci nuda do sabato. Qualche altro lavoro importante l'abbiamo realizzato anche con delle aziende prestigiose di Catania e dintorni. Ultimamente, tornando alla sua domanda,
ultimamente tutti i nostri sforzi dell'Oratorto e del centro stampa BCL sono orientati proprio a investire le risorse in cultura, ovvero ci stiamo pagando le lezioni di musica di Francesco Ingudine, del maestro Carmelo Colaianni, che ha dato ai ragazzi lezioni di zampogna e che tornerà fra di noi, speriamo presto, perché in questo momento è fuori per un'esperienza lavorativa a scuola a Milano. Speriamo di poter iniziare con il mese di settembre pure una scuola di organetto, sempre con quello che riusciamo a guadagnare da questi due progetti. E poi abbiamo avuto la possibilità di andare a teatro con i ragazzi, andare al cinema o di invitare per il mese di dicembre scorso Mario Ingudine e il maestro Antonio Vasta per il concerto di Natale, e quindi avere l'orgoglio di aver spesato noi con il nostro lavoro. La cultura stimola le attitudini individuali, forma le coscienze e porta a programmare seriamente la vita. Ecco perché oggi avete deciso di investire i vostri progetti in cultura? Io penso che la cultura si sposa benissimo con il messaggio evangelico, perché il messaggio evangelico non mortifica la cultura, non mortifica l'uomo, ma anzi ci apre la mente e il cuore. Quindi sia il Vangelo sia la cultura devono camminare insieme. Padre Stefano, come educatore, dà ad ogni ragazzo la possibilità di esprimersi al meglio, tirando fuori da sé le attitudini e le qualità migliori che ha. Soprattutto li guida nella strada che un giorno, finita l'adolescenza, li porterà a vivere la vita senza protezioni. Il progetto di formazione al lavoro, Oratorto, Centro Stampa e tutti gli altri sono iniziative di responsabilità e di inserimento nel mondo del lavoro, senza tralasciare i valori importanti della vita per cui li sta educando. Quali sono questi valori importanti? Sì, parto dalla espressione pronunciata dal papà di uno dei ragazzi quando nei mesi estivi dell'anno scorso è venuto proprio a congratularsi dicendomi: Padre Stefano, una volta era più facile mandare i nostri figli a imparare a lavorare presso, non so, il calzolaio, il fabbro, il falegname, oggi tutto questo è molto complesso, ma noi genitori siamo felici che lei ha messo su questi progetti, perché là in parrocchia, attraverso l'oratorio e queste iniziative proposte, i ragazzi possono approcciarsi al mondo del lavoro. Dove approcciarsi al mondo del lavoro non significa imparare quella specifica professione per quanto mi riguarda, ma significa proprio conoscere il lavoro e che cosa significa ottenere un prodotto, che cosa significa coltivare una pianta, che cosa anche. Lo spirito di sacrificio, di dedizione, come approcciarsi con le persone, con i clienti, insomma sono tanti valori che vengono trasmessi attraverso questi piccoli progetti. Progetti che in realtà sono più piccoli di quanto possano sembrare, ma dei quali naturalmente sono molto orgoglioso e che mi auguro possano servire da stimolo per altre, perché no, per altre comunità parrocchiali o per altri gruppi, associazioni o individui, da stimolo per creare qualcosa di molto più grande, di molto più completo rispetto a quello che proponiamo noi. Padre Stefano, avete fatto ora ultimamente la festa dell'albero, che è stata una bellissima iniziativa, ha partecipato tantissima gente. E come si è svolta questa festa in quella giornata? Allora, la festa dell'albero è nata innanzitutto quasi per caso, perché mi sono ritrovato attorno in questi ultimi anni delle persone veramente in gamba e che sposano per intero i miei ideali. Per cui, parlando con l'artista Francesca Ingudine, con il maestro di danza Giuseppe Aloscia e con altri artisti che ho avuto la possibilità di conoscere in questi ultimi anni, così abbiamo pensato di organizzare un momento artistico
in mezzo agli alberi dell'Oratorto. L'adesione degli artisti è stata immediata, proprio nel desiderio di condividere una giornata in mezzo alla natura. Ci sono delle immagini anche sui social su questa festa dell'albero, dove veramente hanno partecipato tantissime famiglie, tanti bambini, tanti ragazzi, ma soprattutto quello che mi piace dire è che ci sentivamo una grande famiglia, anche gli artisti che si sono esibiti, Lorenza Denaro, Piero Ristagno, Stefania Licciardello insieme ad Aloscia, Icuntu, Francesca Ingudine, insomma tutti gli artisti, mi pare di non aver dimenticato nessuno, che si sono esibiti e sentivano anche loro questo clima di famiglia, questo clima di comunione. Una bella festa. Meravigliosa. Grazie Padre Stefano. Grazie a voi e grazie a Fanziti.